appena terminato il primo tempo tra Smoking Blue e Spagna, le Furie Rosse sono in vantaggio per 4-1. Cognome? Scusami, cognome? Di Martino. Di Martino, primo tempo siete partiti abbastanza bene, poi però dei gol banali, possiamo dirlo. Sì, abbiamo avuto gol stupidi. Ma non ci rifaremo. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Manu! Ciao Manu. Allora, un primo tempo, l'hai detto anche tu, una Spagna senza punto e con gli attaccanti che si schiacciano sui terzini. Stasera siamo davvero la Spagna, noi abbiamo un Torres, un Villa, abbiamo Xavi, Fabra a sinistra. Abbiamo due attaccanti di cazza però che si allargano e purtroppo mi stanno scurando Magliano e Tronco. Però non stiamo giocando male. No, non stiamo giocando male, anche se gli avversari che hanno regalato un paio di gol fatti bene. Sì, hanno un paio di gol, abbiamo regalato il gol a loro, però dobbiamo vincere questa partita assolutamente, non mi interessa la prestazione stasera. Va bene, bocca al lupo per la ripresa. La post-partita del match Smoking Blue Spagna, gara terminata 7-2 a favore della Spagna. Siamo col migliore in campo a Cancelo Polverino, a cui diamo la medaglia di migliore in campo più i buoni Ottica Emerson, la taverna dei Gaga e poi il nuovissimo Paintball Soft mostrato oltremare. Adesso parliamo della gara e intanto questi due deficienti se l'aspettano. Forse è meglio a Cancelo 7-2, però se sei stato tu il migliore in campo vuol dire che non tutto è andato come. Ovviamente mancavano difensori di ruolo, però per questo abbiamo mollato, siamo riusciti a portare i 3 punti a casa. Ma questa partita sembrava facile, però poteva essere molto esclusa. Forse avete sottovalutato un po' gli avversari che hanno giocato anche abbastanza bene, soprattutto ad inizio di presa. Allora, non è per qualche... scusate. Poi nel finale avete dilagato e avete meritato la vittoria. Intanto Boateng si Arcangelo, io davvero protesto, voglio chiudere subito questa intervista perché non si può lavorare in queste condizioni. A chi vuoi dedicare questa partita? La dedico in primis a Giovanni Zona. Purtroppo un brutto infortunio al capitano e alla squadra. Va bene, salutiamo Arcangelo. Ma dai un bacio. Ciao ragazzi.